Ma la passione per il cinema è chiaramente una passione che è nata con la mia infanzia. E devo dire che se vado indietro con il tempo trovo anche una cosa minimamente romantica, perché il primo film che ho visto al cinema da solo con i miei amici è stato al Metropolitan di Roma, Armaletale, che per me comunque ha rappresentato sempre un bel ricordo. Se però poi vogliamo unire al fatto che Armaletale era distribuito dalla Warner Bros., è chiaro che questo in qualche maniera può rappresentare un valore profetico. In realtà è un gioco a cui io mi rifaccio, ma è chiaro che un certo tipo di cinema mi ha sempre divertito. Sono cresciuto negli anni dei Mel Gibson, degli Stallone, dei Schwarzenegger, degli Star Wars, di questa cinematografia epica americana fammi dire, antecedente alle franchises, ed è il cinema che poi ho sempre amato e che secondo me mi ha dato anche un valore aggiunto nel mio lavoro, perché una delle problematiche di lavorare nel cinema, che in parte lo puoi capire, ma in parte lo devi sentire, e il mio gusto per una certa cinematografia popolare non solo ha accompagnato la mia infanzia, ma ha accompagnato anche la mia età adulta ed è stato parte integrante dei risultati che sono riuscito ad ottenere. Ma credo che alla base di Io faccio film ci sia stata proprio questa idea fondamentale, cioè rappresentare come il cinema sia un luogo dove non ci sono solo talenti visibili, ma ci sono molti talenti invisibili al pubblico, ma che danno la dimensione della qualità del nostro settore. Creatività è la parola distintiva del carattere italiano. La nostra creatività è ammirata ed è in qualche maniera anche imitata in tutto il mondo. E Vision, l'azienda che ho il privilegio di guidare, nasce anche credendo nella capacità della creatività italiana di continuare ad intercettare il pubblico cinematografico e di in qualche maniera continuare a meritare l'attenzione, nonostante la grande concorrenza della cinematografia americana. Ma essenza della nostra creatività è proprio questo, ha un suo valore assoluto, a prescindere dalle dinamiche economiche e quantitative. Oggi i paesi contano anche per la loro capacità di influire sugli altri e questa capacità è stata chiamata soft power. Beh, la creatività è l'elemento qualificante di una delle potenzialità più grandi del nostro paese nei prossimi anni. È chiaro che la pirateria, tutto questo lo rende più debole, la pirateria rischia di diluire gli effetti formidabili della nostra capacità creativa e quindi chi vuole bene all'Italia e chi vuole bene ai giovani e ai professionisti di oggi e domani non può che essere in forte contrasto con la pirateria, che alla fine peggiora il mondo del lavoro del nostro paese molto, molto di più di quanto non migliori la qualità della nostra vita. Sono Nicola Maccanico, amministratore delegato di Vision Distribution ed anch'io faccio film.